Io sono Giampaolo Colautti della Proloco Maerne Martellago Olmo, che organizza Requiem per l'Uomo Nero il 22 novembre 2014 alle ore 20:30 presso la sala parrocchiale di Maerne. Tale iniziativa ha lo scopo di mettere in luce, va bene, storie che venivano fantasticate, previste, sentite nei famosi, diciamo, incontri che il popolo faceva dentro le stalle, in quanto nel periodo invernale, quando era freddo, va bene, si trovava a far filò le donne dentro le stalle, e per cui nascevano tutta una serie di storie. Questa storia degli spiriti maligni è una storia che ha origini antichissime nell'uomo, perché l'uomo ha sempre avuto paura degli spiriti maligni. Basta pensare che nei siriani, per esempio, all'entrata delle case c'erano le famose pattere che servivano a allontanare gli spiriti maligni. Questa tradizione, questo spirito di allontanamento di ciò che faceva male all'uomo è stato trasferito anche nella religione. Basta che noi entriamo sulle vecchie cattedrali del 1200, dove ci sono quei famosi meravigliosi portali, ci sono due leoni all'entrata, proprio che fanno il simbolo di allontanare gli spiriti maligni. Questa rappresentazione si svolge in questo modo. Un albero muore. L'albero, quando muore, tutto attorno al simbolo della morte dell'albero, che quando viene impiantato è il simbolo della vita, tutto attorno si riuniscono gli spiriti maligni. Un sacerdote, un prete, va a raccontare la storia di questi spiriti e perché essi ci sono.